Dopo una stagione tortuosa e ricca di insidie è arrivato il momento della verità, ora non si può più sbagliare. Cominciano i playoff, i quarti di finale, Castel di Leva contro Ostia Calcio a 8, l'andata del primo turno delle Final Six. Buonasera dal Circolo Sportivo Onei. Tutto pronto per cominciare, il Castel di Leva a dare il primo calcio al pallone in questo match. Su, cerca la battuta lunga, c'è solo Brannetti però, che regala il pallone a Quagliariello, attenzione in aria, Salveta si coordina col destro, palla larga di un metro alla destra dei marcheggiani. Dal limite Mosciatti gli toglie il pallone, dalla disponibilità, Quagliariello qui sbaglia clamorosamente, Celiani con il destro, anzi col sinistro in diagonale, va a trovare la rete del vantaggio sull'errore del Castel di Leva. In fase di uscita, palla al piede, passa la squadra di Benedetti, che dopo 13 minuti si trova sull'1-0. Scarica dalla parte opposta verso Mirante, Procopio chiama il pallone, poi Procopio prova il destro, buona la parata a terra di Vita. Celiani si gira benissimo in aria, ancora Celiani, la doppietta del numero 11 che trafigge Vita per la seconda volta. Ed è 2-0 per l'Ostia al 18° del primo tempo, fanno festa davanti alla panchina di Benedetti, ma altro errore grossolano in difesa per il Castel di Leva che ha concesso tutte e due le reti. Parte Mirante col sinistro, rincorsa lunghissima direttamente verso la porta, fuori un paio di metri. De Marco va col destro, con i pugni Vita, poi appoggia coltella con Procopio, ultima occasione probabilmente della partita, 5 secondi al termine, Mirante prova a portarsi il pallone sul sinistro, poi calcia in porta, la respinta di Vita, Celiani ancora Vita, a dirgli di no, occasionissima doppia. De Marco si porta il pallone sul sinistro, va con la punta, va altissimo, finisce qui il primo tempo, 2-0 per l'Ostia, doppietta di Celiani. Comincia adesso il secondo tempo di Castel di Leva, Ostia Calcio 8, si riparte dal 2-0 del primo tempo con la doppietta di Celiani, riesce a passare, subisce anche un fallo forse, è rientrato Salveta, Moretti va col destro, Marcheggiani non perfetto, il primo calcio d'angolo per il Castel di Leva, allarga per De Marco, ha davanti a sé Fazio, De Marco, gioco di suola, ancora per Celiani, zona tiro, Celiani col sinistro, la tripletta del numero 11, 3-0 per l'Ostia Calcio 8, al primo affondo nella ripresa, al minuto 35, cala il tris, la squadra dei Benedetti. Pacifico, in mezzo a due, gran giocata, Blandino va col destro, non inquadra lo specchio, chiedeva il pallone in mezzo a Celiani, e lancio lungo per Bussone, attaccato da De Marco, ancora Bussone. Non c'è fallo, ha tre avversari addosso, cerca il diagonale, Marcheggiani con i piedi respinge. De Marco qui in disimpegno, non è facile, si perde il pallone, poi il contrasto, Mosciatti da 0 metri, la respinta e la parata poi di Marcheggiani. Giacinti dalla parte opposta, va De Marco al volo, in due tempi Vita, calcio d'angolo, non riesce a tenerla Mosciatti, intervento di Giacinti, regolare senza fallo, 2 contro 1 per l'Ostia, anzi sono 4, arriva l'onda arancione, Blandino, tocco per Giacinti, col destro Giacinti, il poker dell'Ostia in contropiede, 4-0 per la squadra di Benedetti al 22° della ripresa, si arrabbia tantissimo Mosciatti con i compagni, era scopertissima però la squadra di Tomei. Il clamoroso errore di Marcheggiani, va col sinistro Moretti, poteva riaprirla Mortaroli, uno contro uno, ancora Mortaroli, si vola con il destro, cerca il diagonale, pallone fuori di pochissimo, gli applausi di Blandino. Moretti, Mosciatti in aria, cerca il sinistro sul primo palo, non inquadra lo specchio neanche in questo caso, prova il gioco di gambe, Mosciatti con il suo sinistro, Salveta prova a girare verso Aurelio, la conclusione in porta, colpisce il palo, incredibile. San Marco, Pere Brannetti, ha già il fischietto alla bocca, il direttore di gara. De Marco va col destro in porta, respinta. Finisce qui il match, il quarto di finale d'andata tra Ostia e Castel di Leva. Va alla squadra di Benedetti, finisce 4-0 con la tripletta di Celiani e le gol di Giacinti.
Siamo con Capitana Giacinti, dopo la vittoria dell'Ostia per 4-0 nell'andata del quarto di finale playoff contro il Castel di Leva. Luca, ti chiedo, insomma, prestazione mi sembra perfetta, oggi sotto tutti i punti di vista avete meritato dal primo all'ultimo questa vittoria. Sì, abbiamo fatto una buona gara, l'abbiamo approcciata nel modo giusto, fino mantenendo la concentrazione per tutti i 50 minuti. E non dobbiamo, nel senso, montarci la testa perché abbiamo fatto una buona gara. Verranno, loro sono un'ottima squadra, quindi vuol dire che abbiamo fatto veramente una bella partita. Nel finale hai trovato anche il gol dopo un po' di nervosismo, insomma, ci può stare ovviamente perché è una gara di eliminazione diretta. Se hai una dedica per questa tua ennesima segnatura di questa stagione. Sì, è stato un bel gol perché ho riconquistato palla in mezzo al campo, mi sono inserito e un bel gol. Sì, lo dedico a mia moglie. E niente, dai, sono contento soprattutto per la prestazione, per i ragazzi, perché ce lo meritiamo, siamo un grande gruppo. Grazie a Capitan Giacinti. Grazie anche a voi, buona serata. Eccoci con Mister Tomei. Mister, che dire, dopo una partita giocata così è un peccato perché mi sembrava equilibrata all'inizio, poi avete concesso quei due gol nel primo tempo e non siete più riusciti a livello forse mentale a rientrare in partita. Sì, abbiamo tenuto bene il primo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo giocato una buona partita e niente, però insomma davanti c'avevamo una grandissima squadra, poi penso stasera loro hanno fatto la partita, non dico della vita, però hanno giocato un calcio veramente perfetto, hanno sbagliato poco e complimenti a loro, sono stati bravi, più forti. Cosa è mancato alla squadra, mister? Di solito, insomma, ci è abituato a farci vedere un Castel di Leva bravo nel palleggio, nel gioco palla a terra. Oggi mi è venuto un po' a mancare, secondo me, la squadra da questo punto di vista, forse un po' sotto pressione, qualche assenza di troppo. Ma no, guarda, devo dire, questa sera stavamo anche messi bene numericamente e i giocatori c'erano. L'unica cosa è che è una squadra che è al primo anno di Serie A, quindi in queste occasioni ci manca un po' di background precedente, magari non sei in grado di gestire una partita del genere e causa inesperienza. Insomma, una squadra allestita quest'anno, già che siamo arrivati ai playoff, è un traguardo molto importante secondo me. In vista del ritorno, mister, chiaramente è difficile, però ti chiedo come proverai a prepararla. Ma il ritorno sì, è difficile, però non è impossibile, perché questa sera pure l'Ostia ha dimostrato di vincere questa partita con 4 gol di scarto, non vedo perché non dovremmo riuscirci noi al ritorno. Il calciotto è strano, anche la mia squadra è abbastanza strana, ha bisogno di stimoli, speriamo che questo passivo importante li stimoli abbastanza per fare una grande partita al ritorno. Grazie a mister Tomei. Grazie a voi, buona serata. Grazie mister, buon rientro. Eccoci con mister Benedetti, evidentemente soddisfatto per questo risultato rotondo e dopo una prestazione meritata, secondo me, perfetta sotto tutti i punti di vista. Sì, che dire, è un 4-0 rotondo, ma sembrerò banale, sembrerò stupido, ma non mi fido, c'è una partita di ritorno. Castel di Leva ha delle qualità enormi, l'ha dimostrato oggi, l'ha dimostrato in campionato, quindi se noi ci pensiamo la prossima settimana andiamo a fare una passeggiata, sarebbe l'errore più grande del mondo. Dobbiamo dare valore al sacrificio che abbiamo fatto oggi, quindi la prossima settimana dovremmo provare a rifare una prestazione del genere, ce la metterò tutta per convincerli, perché Castel di Leva, ragazzi, ha dimostrato anche oggi, una squadra che gioca bene e ci si diverte in campo, perché è una squadra che fa giocare bene l'avversario e gioca bene lei, ti dà modo di offrire un bel calcio a entrambi, quindi faccio i complimenti a Diego Tomei, ma sembra che perché ho vinto 4-0 voglio far fenomeno, ma lo credo e lo penso veramente, l'ho detto anche a Diego in privato, sono veramente una gran bella realtà, sono partiti come un outsider, sono dimostrato invece un top club sotto tutti i punti di vista, dall'organizzazione, i giocatori in campo. Bella partita, mi sono divertito e per quanto riguarda i miei ragazzi, enormi, immensi, me lo vado dicendo dall'inizio del campionato, anche quando perdevamo. Ti era come l'hai preparata, mister? Perché insomma oggi hai sorpreso, cioè non è che ci hai sorpreso, perché alla fine l'Ostia ha sempre dimostrato di essere una squadra molto quadrata, però anche come preparerai il ritorno, forse dal punto di vista mentale è l'unico aspetto su cui lavorare per non incappare magari in qualche passo falso al ritorno. Sì, innanzitutto il ritorno dal punto di vista mentale, perché chi abbassa l'asticella è sciocco, diciamo così, mi trattengo, perché comunque non bisogna fidarci, è un quarto di playoff, può succedere di tutto. Noi abbiamo fatto il risultato rotondo grazie all'aiuto di tutti. Oggi c'era Navissa in panchina che non è entrato, Pedrozza in panchina che non è entrato, San Marco che è stato uno dei migliori giocatori della stagione insieme a Mortaroli, hanno fatto 10 minuti ma hanno esultato per primi, entra in campo sui gol nostri, quindi sintomo che siamo squadra
ed è importante. Oggi abbiamo recuperato un giocatore che nessuno ha detto. Noi alla fine, all'inizio del girone di ritorno abbiamo perso un giocatore come Pacifico per infortunio, un giocatore centrocampista centrale che aveva fatto 10 gol fino a quel momento, un giocatore che ci avrebbe comunque dato una mano durante il ritorno, e oggi lo recuperiamo piano piano, mettendogli minutaggio sulle gambe, sperando che la nostra avventura continui. Ma già in vista del ritorno oggi ha fatto qualche minuto in più e sono contento. Poi grande partita da parte di tutti i ragazzi, non mi sento di elogiare qualcuno in particolare, tutto quello che facciamo sul campo è esclusivamente merito loro e non c'entro niente. Grazie a mister Benedetti. Grazie a voi, buonasera.